Buongiorno ragazzi, in questo resoconto del mese di New York. So che lo sto facendo a Los Angeles in questo momento. Può essere... aspetto che passi il camion. Mi trovo davanti alla mia villetta a Los Angeles. Non è mia in realtà. So che può essere un po' disorientante parlare del mese precedente durante il mese successivo, però mi serve qualche giorno per ingranare, no? Per pensare a quello che è successo, per pensare a mente fredda, ai pro e ai contro. Sarebbe figo parlare di New York quando si è ancora a New York, però significherebbe fare video troppo presto ed essere troppo caldi, ed essere troppo di parte magari. Quindi partiamo con New York. Allora, come sapete, il mio obiettivo iniziale era quello di vivere, quindi di viaggiare lentamente, di non fare il turista, ma di fare un viaggio lento. Mi vivo la città come una persona che ci vive dentro. A New York non ho fatto così. A Shanghai un po' ho fatto così, a New York quasi per niente. Perché le prime due settimane le ho passate con Mattia Guzman, il mio collaboratore. Mi ha aiutato con i video, mi ha fatto le foto, mi ha aiutato a registrare, a fare i premontati. Con lui ho registrato tutti quanti i video iniziali, ogni giorno, senza tregua, e poi lui se n'è andato per le vacanze di Natale il 20. Ma lo stesso giorno mi ha raggiunto una mia amica da Roma e abbiamo passato le vacanze di Natale insieme a New York e quindi ho un po' smesso di lavorare. Sono andato in vacanza, ma non una vacanza a sorpresa, era una vacanza premeditata, insomma. Però questo significa che ho fatto il turista, perché ho fatto il turista con Mattia perché ogni giorno uscivo per fare video e ho fatto il turista con la mia amica perché ho fatto il turista, ero in vacanza. È stato molto figo perché non ho fatto il classico turista in realtà. Anche nel girare video di New York mi sono divertito un sacco nel girare video nelle case, nel parlare con gli italiani. Comunque ho fatto il mio classico tour da Marcello, quindi intervista all'italiano, vai in quel posto, vai in quell'altro posto, che è sempre un po' diverso dal tour da turista vero e proprio. Però non ho neanche vissuto, cioè non ho avuto una vera routine uguale tutti i giorni, tant'è che non ho rispettato le mie buone abitudini. Non mi sono allenato bene, mi sono allenato una volta a settimana per una mezz'oretta, quando in realtà dovrei farlo ogni giorno. Ho mangiato abbastanza male perché tra un video e l'altro, tra una cena e l'altra, tra il fatto che non volevo perdermi poi il cibo di New York perché stavo anche in vacanza a un certo punto, Natale, Capodanno, eccetera eccetera, ho detto sai che c'è, a dicembre tutti mangiano male, mangio male anch'io, tanto ormai. Ma non mi lamento, molti mi dicono Marcello ma ti lamenti ogni volta che non rispetti i tuoi buoni propositi? No ragazzi, io vi dico quello che ho fatto, in questi video io vi racconto il dietro le quinte, vi racconto come vanno le cose. Negli altri video voi non ve ne accorgete come vanno perché gli altri video sono tutti a tema. Qua vi racconto di me stesso, del mio progetto, di come va e come è andata. In realtà da bene, non mi pento troppo di aver mangiato male e di essermi allenato poco perché era abbastanza premeditato. Sapevo che poi sarei stato più libero e avrei potuto mangiare meglio, tant'è che adesso a Los Angeles sto facendo il bravo ragazzo, mangio bene, mi alleno tutti i giorni, rispetto alle buone abitudini e purtroppo sto passando tantissimo tempo a casa perché devo mettere a posto il materiale. Infatti questo è il punto. In un mese di viaggio in realtà la metà del tempo la passo a registrare, a fare video, a divertirmi. L'altra metà la devo passare a casa, a mettere a posto il materiale, a scrivere video, a contattare le persone, banalmente anche lavare casa ogni tanto, se una volta a settimana mi hanno insegnato si lavano le coperte, una cosa che ho fatto a New York per la prima volta, ho lavato le lenzuola e ho lavato il bagno, cosa che non facevo mai perché stavo sempre troppo poco tempo nei viaggi e comunque poco tempo nelle singole città anche durante i miei viaggi lunghi. Comunque in realtà nonostante ciò fare un mese è stato diverso dalla mia solita vacanza. Sì, ho fatto il turista ma ho riempito 30 giorni di roba, pam pam a stecca, quindi ho fatto tantissime esperienze, ho conosciuto tantissime persone, era la mia terza volta a New York quindi veramente adesso ho una visione veramente più ampia della città e ho parlato con veramente tanti italiani, alcuni li ho intervistati, altri no, ma tutti quanti comunque li ho riempiti di domande sulla vita a New York perché io volevo raccontarvi com'era New York per una persona che ci vive. Io purtroppo non sono riuscito a vivere come uno che ci vive e quindi l'ho chiesto a chi ci vive veramente. E quindi non poteva mancare l'intervistina a Piero Armenti del mio viaggio a New York. Temevate il peggio che non l'avessi incontrato? Invece sì, un giorno l'ho incontrato, ci siamo fatti una giornata insieme e poi ho fatto qualche domanda. Allora, quando sei arrivato qua a New York? La prima volta nel 2009, però a vivere nel 2011, quindi ormai sono 8 anni. Ho iniziato a lavorare nel marketing in campo turistico per 2 anni, okay. E poi ho aperto la mia agenzia e il mio viaggio a New York. Okay. Tu sei arrivato che già volevi aprire un'agenzia? No, sono arrivato con l'idea di rimanere senza avere ben chiare le idee su cosa fare. Poi sai, man mano che vai avanti qua ti si chiariscono le idee e ho aperto la pagina del mio viaggio a New York, pagina Facebook, e mi sono reso conto che all'inizio la gente mi chiedeva cosa fare a New York. Ho deciso di convertire questa pagina in un'agenzia turistica. Adesso abbiamo la sede a Times Square. Quanti anni ha l'agenzia? 5 anni. E all'inizio era partita forte, quanto adesso? È aumentata, diciamo, i clienti sono aumentati man mano che poi è aumentata anche la mia immagine sui social in Italia tramite Facebook, Instagram. Sì, i clienti vengono tutti quanti dal traffico di Facebook e di Instagram, di YouTube? Parecchi, sì, diciamo che si attiva il passaparola, cioè quando vai a New York tutti ti dicono devi andare dal mio viaggio a New York e questo ci aiuta molto. Non italiani, c'è qualcuno? Sì, beh, io ho la pagina anche in spagnolo, 800.000 follower su Facebook, quindi siamo forti anche sulla Spagna e sulla Germania, sono questi i nostri mercati. Qual è la cosa che ti chiedono più in assoluto i clienti?
Sì. I clienti qua, alcuni sono appassionati con il giro in elicottero, sì, quelli che vogliono vedere dall'alto la città, molti altri vogliono fare il tour di rooftop. Una cosa che ti piace di più di New York e la cosa che invece ti farebbe tornare in Italia? La cosa che mi piace di più di New York è che qua non invecchi mai, rimani giovane per sempre perché fai il tipo di vita che vuoi fare senza nessun tipo di pressione sociale. La cosa che mi manca di più per me che vengo da Salerno è il pesce fresco, che come si trova in Italia non si trova qui, e che sarebbe il vero motivo per cui uno... Il pesce fresco? Sì. Ok, sì, sì. Va bene. E quindi per il futuro cosa pensi? Che tornerai in Italia o vuoi rimanere qua a New York? Rimango qua a New York, senza. Dipende da dove vanno gli affari, o potresti non diventarlo mai, dipende da te. Certo. In questi 8 anni quanto è cambiata New York come città? È diventata molto 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 più cara. Costosa? Sì, molto più costosa rispetto a 8 anni fa, e sono emerse delle nuove zone della città, tra cui quelle in cui stiamo adesso, Hudson Yards, che prima non era... che prima non c'era nulla, la zona di Long Island City è nel Queens, la stessa zona di Williamsburg con tutti questi nuovi grattacieli di lusso, e anche direi la zona del New Jersey, anche lì con nuovi edifici che si affacciano su Manhattan. Ho capito. Fondamentale, non te l'ho chiesto, quanto si spende qua a New York? Per vivere? Per vivere al mese. Io direi che tu da solo, senza famiglia e nulla, penso che con $4,000 al mese ci stai bene. Direi che ci stai bene con $4,000 al mese. Eh beh, in famiglia ci vogliono almeno 6-7 mila tra due persone, ovviamente. Due persone. Tu hai figli, no? No, non ho figli, ma sono giovane, sono due coetanei. 22-23 anni, 97 sei, o 98. No, 2001. E quindi tutte queste informazioni su New York ce le spari in un libro? Cioè no? Ho scritto la guida, ma adesso sto scrivendo un romanzo che uscirà a maggio. Ambientato a New York. A New York, con Mondadori, è una storia avvincente in cui in tanti di noi possono riconoscerci. Va bene, grazie mille. Grazie a te, Marcello. Bene, questo è il suo resoconto, però come ho detto ho parlato con tanti altri italiani e adesso vi faccio il riassunto di quello che è uscito fuori, anche da tutti gli altri. Erano tutti contenti di stare a New York. Ovviamente gli imprenditori di successo, i ristoratori che già avevano un ristorante che andava benissimo, erano più contenti. Altri italiani che magari faticavano un po' di più erano meno contenti perché stavano faticando. Tutti quanti però erano contenti di stare a New York. Nessuno ha detto ho fatto una stupidaggine, anche perché se lo pensi magari torni a casa, non rimani là. Semplicemente alcuni erano più in difficoltà di altri. E questo è un concetto che però non è necessariamente negativo. Essere in difficoltà è una bella cosa alcune volte, dipende da come affronti la vita. Nei commenti del video della Green Card, che non so se avete visto, io ho intervistato degli italiani che hanno vinto la green card e si sono trasferiti a New York e raccontavano che ovviamente New York è una città difficile, e nei commenti tutti quanti hanno detto allora perché non se ne sono rimasti in Italia? La risposta è perché tu non vai dove è facile, tu non devi necessariamente rimanere dove è facile, magari sei interessato ad andare in un posto che ti mette in difficoltà perché questo ti fa crescere. Essere in difficoltà è solo un passaggio che se riesci a superare ti dà grandissima soddisfazione. Quindi secondo me va bene andare in un paese e fare un lavoro magari più umile di quello che faresti in Italia, o vivere in maniera peggiore di quanto vivresti in Italia, a patto che questo è un passaggio per poi farti arrivare a risultati più alti. E se non ci riesci, non importa, è un'esperienza che comunque ti ha aiutato, che comunque ti ha formato. Tutti secondo me dovrebbero fare un'esperienza all'estero. Ad alcuni può sembrare una pena autoinflitta, quella di andare all'estero, ricominciare da zero, per altri è una sfida. Per aggiungere delle soddisfazioni, come magari riuscire ad ambientarsi e trovare una strada che in Italia non si sarebbe riuscito a trovare. Senza dire meglio o peggio, New York è diversa dall'Italia e quindi ti offre opportunità diverse. Conosci persone diverse e alcune carriere sono più facili magari da intraprendere o sono possibili da intraprendere in America e non in Italia. Tutto dipende da quello che fate, non c'è risposta giusta o sbagliata. Un altro punto, nei commenti di quel video molti hanno scritto: ecco, lo vedi, New York è un cesso di città, costa tanto, è sporca, meglio l'Italia, la metro fa schifo. La metro fa schifo, infatti. O meglio, la metro è bella, funziona, eccetera eccetera, però rispetto alla metro delle altre città sviluppate fa schifo. Cioè, ero stato un mese a Shanghai la metro ti porta lontanissimo, velocissimo, super efficiente, super pulita, non è neanche da mettere in confronto con quella di New York, che è proprio su tutto un altro livello. Tralasciando questo aspetto, noi abbiamo conosciuto gli Stati Uniti dai film, abbiamo avuto fin da piccoli questa idea idilliaca degli Stati Uniti, che è diversa dalla verità, ovviamente. Questa cosa la si scopre quando si va in America, e si scoprono anche tutti quanti gli aspetti negativi. Lo shock culturale nello scoprire cose così diverse dal modo in cui noi affrontiamo la vita. Gli americani, anzi gli statunitensi, hanno una visione delle cose che è diversa dalla nostra, e chi va in America, come chi va in qualsiasi altro posto diverso dall'Italia, subisce un po' di shock culturale. Questo è proprio multiculturalità base. In particolare succede negli Stati Uniti, secondo me, perché noi ci aspettiamo di conoscerli. Quando scopriamo che non sono come ce li aspettavamo, diciamo mazza che schifo. E invece non è così, sono diversi. E alcune cose non le capiamo. Non capiamo come mai la sanità è diversa. Per esempio in America, se non hai l'assicurazione, gli ospedali appunto ti fanno pagare un sacco di soldi, no? E la sanità costa tantissimo. In Italia molti lavori hanno già dentro l'assicurazione e comunque abbiamo la sanità pubblica. Non è detto che noi abbiamo ragione, che loro hanno torto, che si fa così o non si fa così. Sono semplicemente due sistemi economici differenti. E in realtà la questione non è così grave come sembra, perché semplicemente in America sei costretto ad avere un'assicurazione, altrimenti rischi appunto di spendere un sacco
sacco di soldi. Questa assicurazione va vista, loro la vedono come una tassa, cioè come una spesa obbligatoria da cui non puoi scappare. Magari in Italia paghiamo più tasse rispetto agli Stati Uniti, però poi negli Stati Uniti paghiamo le tasse e poi anche l'assicurazione. Sono modi diversi di organizzare uno Stato. Ok, ho fatto veramente una digressione completamente inutile, quindi torniamo su italiani. Quindi questi italiani erano contenti, quasi tutti. Solo uno che ho conosciuto era veramente demoralizzato, perché le cose non stavano andando come si aspettava, perché non gli piacevano i newyorkesi, perché non gli piaceva New York. Però comunque non voleva tornare a casa, perché diceva comunque ogni anno va un pochino meglio. Anche se adesso non va esattamente come vorrei, per ora New York costa troppo rispetto a quanto guadagno, ogni anno va un pochino meglio e se le cose vanno come vanno sarò soddisfatto. Quindi anche lui non è tornato in Italia. Cosa che comunque non sarebbe una vergogna, andare in un altro paese, vedere come va, scoprire una nuova cultura e poi decidere di tornare perché magari le cose non sono andate bene o perché non era come te lo aspettavi. Non è una sconfitta, non è una vergogna, non è un ah, sei tornato a casa, lo vedi che è meglio l'Italia. No, non bisogna ragionare a noi contro di loro. Il mondo è uno solo, secondo me, ed è il nostro. Ognuno va dove gli pare. C'è un aspetto di New York che è uno dei motivi principali per cui le persone italiane stanno là a New York, che è stato molto ignorato dalle persone nei commenti, ma è l'aspetto, secondo me, principale, più importante di New York. Ed è il motivo per cui New York viene vista come questa città piena di opportunità. Ed è il valore umano, anzi il capitale umano, fondamentalmente il valore dei contatti che si creano in quella città. Per esempio io, Marcello Ascani, che guadagno quello che guadagno a prescindere da dove mi trovo, perché potrei voler andare a New York? Perché anche se costa di più, e quindi io spenderei molto di più per uno stile di vita a parità di prezzo molto più basso rispetto, che ne so, a Bali, posso pensare che ne vale la pena, perché magari conosco persone più interessanti, perché magari conosco quelle persone che voglio conoscere, perché magari posso intraprendere delle strade che non potrei intraprendere in un altro posto del mondo. È quello il punto. Sono disposto a spendere di più perché so che in quella città si trovano le persone che voglio raggiungere. E notoriamente New York è una delle città più famose per il networking. In questo mio mese ho avuto modo di conoscere un sacco di persone italiane e non, e mi sono reso conto della quantità di opportunità che escono in pochissimo tempo. E New York mi è sembrata unica per questo aspetto, cioè l'aspetto networking. Fra tutti gli aspetti mi è sembrato il più importante ed è il motivo principale per cui una persona come me ci si vorrebbe poter trasferire. Oltre al fatto che mi piace molto Manhattan, è molto bella, grattacielo, tutto quanto, eccetera, 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 eccetera. Va bene. Prima di parlare dei contro di New York, anzi dei pro e dei contro, vi racconto un secondo le spese. Qua abbiamo il bilancio di 12 mesi. Di volo, solo Mattia ha preso il volo. È volato da Roma e ha speso 240 euro di Norwegian. Che non è tanto, perché lui aveva anche il bagaglio in stiva. Mi ha sorpreso che costasse così poco, 240 euro. Diretto, Roma a New York. Se fossi stato a Roma anch'io, avrei speso anch'io 240 euro. Quindi, idealmente, per un viaggio dovrete aggiungere altri 240 euro al totale. Di alloggio ho speso 3250 euro. Che può sembrare tanto, ma non lo è. Innanzitutto perché è diviso per due. Sono sempre stato almeno con un'altra persona nell'appartamento. E quindi sono in realtà un po' più di 1600 a testa. Ma soprattutto, Manhattan, dove stavo io, Lower Manhattan specialmente, ha dei prezzi catastrofici. Quell'appartamento al 42esimo piano, con il rooftop, con la palestra, col portiere, con quella vista, aveva un prezzo addirittura conveniente rispetto agli altri appartamenti. Quindi sono molto contento. È stata la scelta migliore in assoluto quella di andare in quell'appartamento. Quella vista mi ha veramente svoltato il mese. Di cibo abbiamo speso sempre per due. Tutte le spese sono per due, perché tutto il mese l'ho passato sempre con un'altra persona. Vi faccio vedere le spese come se avessi pagato tutto quanto io, ma in realtà io ho pagato solamente l'intero alloggio. Poi il cibo dovete dividerlo per due, anche i trasporti e anche i servizi. Di cibo ho speso 1167 euro, fratto due in realtà, che sono quindi una media di 20 euro al giorno per persona, che è pochissimo. In realtà, se voi andate un mese a New York spendete di più di cibo, solo che io molte volte ho fatto la spesa, le colazioni le ho fatte tutte quante in casa, molte cene mi sono state offerte. E voi direte: Marcello, ma non avevi detto che non scroccavi? Sì, lo so, alcune cose le scrocco comunque, perché mi capita proprio lì per lì che faccio rinuncio, come per esempio l'elicottero. Fra le spese non vi metterò l'elicottero, è stata una delle esperienze più belle in assoluto a New York. Ho fatto da Lower Manhattan all'Ellis Island alla fine di Manhattan, tutta quanta l'ho vista, è stata un'esperienza meravigliosa, me l'ha offerto Piero Armenti del mio viaggio a New York e non ho potuto rifiutare, è stato meraviglioso. Costerebbe altri 200 euro, vi lascio il link in descrizione. Quindi insomma, di cibo abbiamo speso 20 euro a persona al giorno, ma in realtà costerebbe un pochino di più secondo me se volete vivere bene. Di trasporti abbiamo speso 465 euro, di cui un abbonamento mensile, il mio, da 130 dollari, un abbonamento settimanale, quello di Mattia, più altri biglietti, e poi tanti altri biglietti. In più un paio di Uber di aeroporto e un altro Uber per Capodanno, perché a Capodanno ho preso Uber per andare e per tornare, perché volevo stare comodo. In tutto 465 euro, che è poco in realtà. Le persone che vivono a New York spendono bene o male come me. Ho speso tanto, ma non tanto di più rispetto ai newyorkesi. È proprio New York che costa tanto. Anzi, poi
Manhattan che costa tanto, diciamo la verità, è Manhattan a costare tanto. Di attrazioni ho speso $42, $10 di museo di storia naturale, quello famoso, quello della notte al museo, costa $10. No, non è vero, costa un'offerta libera che potrete dare voi. È strano, ma è veramente offerta libera. E io ho dato $10 e ho speso altri $33 di Ellis Island. Un po' di traghetto, un po' di altre cose, ma comunque è il traghetto che avevo veramente sotto casa a Battery Park, che vi porta da Battery Park alla Statua della Libertà e poi da là fino a Ellis Island c'è l'elicottero che mi fa un casino pazzesco. Va bene. Di servizi ho speso €50 e i servizi consistono solamente in una lavanderia. A questi 50 vanno aggiunti gli altri €58. Ho sbagliato, vanno aggiunti al conto finale, non l'ho aggiunti? Che sono i soldi che abbiamo speso per la SIM, per due SIM, un mese di SIM. È un'offerta di T-Mobile, l'ho rifatta qua a Los Angeles, per un mese dati limitati, due SIM di T-Mobile, €58. Buono, più €50 di lavatrici che avevamo nell'appartamento, ma io utilizzavo delle tessere ricaricabili, costano comunque tipo €3 a botta, sacco di soldi. Però vabbè, ho lavato sia i vestiti che gli asciugamani e le lenzuola una volta a settimana, quindi alla fine ho fatto una cifra di lavatrice, insomma. Allora, sono i miei ultimi giorni qua a New York. Per fare il resoconto delle spese, ho chiesto aiuto alla mia amica Chiara, che è la prima persona che io ho incontrato che vive qua a New York. Due anni fa ero qua con Franz e l'anno dopo ho fatto da guida al mio gruppo con gli iscritti qua a New York. Io non gli ho mai chiesto niente per il mio canale e quindi ho detto, devo chiudere questa esperienza chiedendo un po' di cose a Chiara. Anzi, innanzitutto vorrei chiederti, mi fai un breve riassunto del come mai sei qua, quanto tempo sei, cosa fai, eccetera eccetera, e poi ti faccio vedere le mie spese e mi dici cosa ne pensi delle mie spese qua a New York. Io sono Chiara Ladyboss, content creator e vlogger e titolare dell'agenzia New York City for All. Sto qua da 8 anni, difficilissimo riassumere 8 anni in un minuto. Comunque sono arrivata perché ho seguito una persona che adesso non c'è più. Io sono rimasta perché mi sono innamorata di New York. Quando sono arrivata non avevo assolutamente un centesimo e idea di cosa avrei fatto nella mia vita. Ho iniziato facendo la nanny, insegnavo italiano alla Berlitz. Dopodiché in questo frangente mi era venuta l'idea di lavorare nel turismo, aprire un'agenzia e comunque stare a contatto con le persone, che è la cosa che amo più nella vita. E ora che fai? Faccio scoprire i posti nascosti alle persone che arrivano a New York. La grande mela sotto una prospettiva e un punto di vista diverso. Ok, ti faccio vedere le mie spese allora. Breve preambolo, io sono qua a New York e come sapete io faccio un mese in città, perché in un mese vorrei vivere come una persona che ci vive, quindi avrei delle spese comparabili a chi ci vive. Questa cosa è impossibile, specialmente qua a New York, che per un motivo o per l'altro ogni giorno sono stato in giro, quindi ho mangiato fuori e quindi ho detto, è inutile che vi faccio vedere le mie spese che sono da turista, voglio parlare con la persona che qua ci vive e che quindi sa quanto spende una persona che ci vive. In tutto 5.250 euro, che però non va commentato perché è un po' a caso, perché il volo l'ha pagato solamente Mattia. Okay. 240 euro per venire qua. Pochissimo, esatto. Di alloggio 3.250 euro. Allora, per la location diciamo che non è una cifra esagerata, dipende anche dal tuo budget, dipende da quanto vuoi spendere, dipende dove vuoi stare. Ok. Se vuoi una catapecchia te la trovi in determinati quartieri, magari anche più scomodi, più lontani, e c'è gente che condivide l'appartamento con altre persone e spende $1.500-$2.000. Ok. Se vuoi un posto in una location migliore, più comoda, con magari, tu c'hai la palestra, c'hai il portiere, sì, c'hai la lavanderia, sì, c'hai il rooftop, sì, sono tutti plus. Certo. Di cibo 1.200 euro. Devo pensare quanto spendo io. Tu quanto spendi di cibo? Sai che io non l'ho mai calcolato. Tu non calcoli i soldi che spendi? No, io dovrei prendere esempio da te. Tu sei matta? Hai speso circa $40 al giorno, che non è una cifra esorbitante, soprattutto se sei in viaggio. Soprattutto perché divisa per due in realtà. Ah, 40 diviso 2? Sì. $20 a testa, niente. Pochissimo, come ho fatto a spendere così poco? E poi devo dire, ho dato la priorità ai fast food, che è cosa che non si fa, però sono molto buoni. Tipo quali? Tipo Shake Shack, Wendy's, Chipotle. Di trasporti ho speso €465, $500. $500 sono $250 a testa. Se consideri che la MetroCard è sui 130, hai speso tutto il resto di Uber. Sì. Dan $300 di Uber non è tanto, $100 di Uber al mese. Ma ti stai contenendo parecchio? In realtà no. Io comunque $100 almeno di Uber al mese li spendo. E perché prendi Uber? Beh, la notte, la sera. Magari la notte, magari il momento che sto stanchissima o sì, condizioni sì, avverse. Sì, sì. Di attrazioni ho speso €42, di cui Ellis Island. Sì. Aspetta, €42 sempre diviso 2? Sì. Ellis Island, il museo di storia naturale, mm-hmm, che ho scoperto che in realtà paghi quanto vuoi. Sì, donazione. Quindi ho pagato $10 in due. Ok. Beh, direi che non hai speso niente. Attrazioni. Quindi vediamo adesso come andrà a Los Angeles. Sicuramente ti andrà da Dio a Bali. A Bali, certo. Va bene, grazie mille. De nada, bye guys. Riassumendo, in tutto abbiamo speso in due circa €5.300. Se a questi aggiungiamo i €240 di volo che non ho speso, €200 di giro dell'elicottero che non ho pagato e altri €300 per spese varie che non ho fatto, come alcuni pasti, alcune giornate che per me erano libere e gratis, come quelle con Mini, in tutto arriviamo a un circa €6.000, divisi per due, quindi 3.000 a testa, per un mese a New York, in una casa fichissima, vivendo bene.
Non è troppo. Se è poco. Consideri che io d'appartamento sto sui 2008. Solo di appartamento? Paghi 2008? 2008, c'ho due stanze, ogni tanto una l'affitto. Quindi tu hai speso praticamente meno del mio appartamento. Porca miseria. Ok. Quindi ottimo lavoro. Considerando che siamo in due, però, se fossi stato da solo, sì, avrei speso molto di più. E questo è quanto, ragazzi, per le spese. Concludiamo con i pro e con i contro. I pro di New York sono, come vi ho detto, il primo pro è il networking, cioè conoscete persone pazzesche, se volete. In base poi a qual è il vostro obiettivo, in base a qual è la vostra carriera. Per me, che sono un influencer, video cose, youtuber, fighissimo, fondamentale. Per altri settori magari è meno interessante. Settore finanziario, fondamentale. Ci sono persone di ogni tipo, da tutto il mondo. New York non è una città americana, ma una città del mondo. Infatti c'è anche una grossa comunità di italiani, che questo è un altro pro, che si aiuta a vicenda. I gruppi di persone che si aiutano a vicenda all'estero funzionano. Siamo un gruppo di immigrati italiani a New York. Appena passata una Ferrari davanti a casa mia. Molti italiani quando si trasferiscono preferiscono evitare gli altri italiani, e fanno bene, perché si vogliono mischiare con gli americani ed evitare di ghettizzarsi. D'altro canto fa sempre comodo avere delle persone più vicine a casa, delle persone con la propria cultura che ti capiscono, in modo da non avere troppo lo shock, in modo da essere anche aiutato con più facilità. È esattamente poi come fanno i cinesi in Italia, cioè gli immigrati si aiutano a vicenda, l'importante è non ghettizzarsi. Un altro pro, sono scritti qua, inclusività. Vabbè, ho già detto che è multiculturale ed è anche molto inclusiva, e quindi tu puoi essere quello che ti e la gente non gliene importa niente. Le persone sono più gentili, ed è strano perché i newyorkesi sono stati classificati, ci sono i cani che giocano, sono stati classificati come gli americani più antipatici. Però in realtà, a parte alcune cassiere che erano terribilmente antipatiche e anche alcuni americani un po' scorbutici, tutti gli altri newyorkesi che ho incontrato erano di una gentilezza sbalorditiva rispetto agli italiani. E infatti mi hanno spiegato gli italiani che i newyorkesi non sono gentili in realtà per essere americani, ma sono gentili in confronto con gli italiani. Quindi noi italiani in realtà siamo terribili, a quanto pare. E poi New York mi piace perché è una città a misura d'uomo, la puoi girare a piedi, non è come Los Angeles che devi prendere la macchina, puoi fare un po' quello che ti pare. Ci sono sempre cose diverse da fare, un po' come Shanghai, un enorme parco giochi, però a differenza di Shanghai non è così sicura e non è così praticabile. E infatti passiamo ai contro. Un contro di New York sono i prezzi, cioè non sono prezzi che giustificano un servizio, sono prezzi dovuti al fatto che New York è inflazionata, al fatto che tutti vogliono stare là, al fatto che là è pieno di ricchi, al fatto che la domanda è altissima, e quindi ovviamente New York costa tanto. Tutto. E Manhattan specialmente. Non è l'unica città al mondo, eh. Tokyo, Londra, Nord Europa, costano tanto anche quelle. Però sicuramente è un contro. Un altro contro è che i servizi non sono al passo con la modernità della città. Cioè, dopo aver visto Tokyo, dopo aver visto una città come Shanghai ed averci passato un mese, è proprio brutto andare a New York e vedere che sembra che non vada più avanti. Sembra che New York si sia fermata a quei vecchi fasti che aveva quando una volta era una città all'avanguardia, ma ormai purtroppo a livello di servizi non è molto all'avanguardia, specialmente per la metro. Come ho ripetuto tante volte ormai, sì, ti porto ovunque, però quanto tempo ci mette? Poi c'è un altro contro che io non ho trovato, perché ci sono stato troppo poco a New York. Però gli italiani mi hanno detto che fanno fatica a trovare relazioni genuine, perché un saggio italiano a New York mi ha spiegato: New York è un porto di mare, New York è una città di passaggio. Le persone ci vanno per lavorare, per farsi il culo, per trovare opportunità, per conoscere persone, e poi vanno da qualche altra parte. È raro che una persona vada a New York per dire basta, vado a viverci. Essendo così un porto di mare, le persone vanno là apposta per trovare opportunità, vanno là per correre, vanno là per lavorare, e quindi ogni persona che incontri è sempre un missile che va da qualche parte. È difficile quindi trovare il classico amico italiano con cui ci ridi, ci scherzi, non c'è interesse. Ovviamente questa è una forte generalizzazione, non è vero per tutti. Conosco tantissime persone che stanno a New York e che avevano rapporti genuini, semplicemente è più difficile. E questa cosa un po' l'ho notata, un po' no, perché sono stato troppo poco a New York. O meglio, l'ho notata ma non l'ho sofferta, e questa è la verità. Quindi questo era quanto. Adesso sono a Los Angeles, presto escono i video di Los Angeles. Spero che questi video di New York vi siano interessati, perché anzi lo so che sono andati benissimo, quindi spero che i prossimi vadano. Sono un po' ricredito, ragazzi, ho parlato veramente troppo. Questo era tutto quello che volevo dire su New York. Forse no, forse mi mancano alcune cose, ma ormai me le sono dimenticate e non riesco a dirle. Vabbè, se mi viene in mente qualcosa poi lo dico dopo. Ciao.